Per la fumata bianca occorre ancora attendere. La casella dei direttori sportivi in casa CR resta vuota anche oggi e con essa rimangono in stand-by una serie di questioni strettamente connesse. Su tutte la scelta dell'allenatore, che nelle intenzioni del nuovo management non può non essere delegata a chi dovrà costruire, praticamente ex novo, la rosa. In netto calo le quotazioni di Domenico Zito, il cui nome circola con insistenza da diversi giorni. L'allenatore calabrese, che ha fatto benissimo nell'ultima stagione a Cittanova, piace molto alla famiglia Sciotto, che in altri tempi avrebbe già messo nero su bianco. Ma il nuovo corso imposto dai dirigenti transitati dal Camaro, con ruoli, poteri e responsabilità ben ripartite, ha di fatto stoppato sul nascere una discussione soltanto accennata prima della rivoluzione di 10 giorni fa. Sulla panchina siederà un uomo di emanazione del nuovo DS, che sia Ranieri, Obedio o una terza opzione. Per il resto si procede secondo le tappe prestabilite. Ieri sera a Giammoro lungo vertice tra la proprietà erano presenti il patron Pietro Sciotto, il presidente Paolo e i nuovi vertici Rando, D'Arrigo e Manzo. Capitolo Football Club. Con le figure apicali già individuate, Rocco Arena vuole sfruttare al massimo la full immersion messinese che si protrarrà sino a domenica per individuare gli uomini giusti per coprire incarichi di ordine operativo, dal team manager all'addetto stampa al segretario. Fitta l'agenda dell'imprenditore milanese, mentre il DG Ferrante e il DS Morello lavorano alla composizione dell'organico. Sul fronte under, preziosa la partnership con il Torino, previsto lo sbarco a Messina nel weekend per un briefing del capo scouting Granata Rizzieri. Per ciò che concerne gli over, si lavora su varie strade. Per venerdì, Morello ha già programmato un faccia a faccia con il fantasista Crucitti per provare ad accelerare e chiudere la trattativa con uno dei più apprezzati talenti dell'ultima Serie D.